Ciao da Noemi, siete stufi di dover sempre aspettare ore per avere il vostro bucato asciutto? Se è così, quello che vi serve è un'asciugatrice. Per chi non lo sapesse, sta diventando un elettrodomestico sempre più utilizzato, proprio perché aiuta a risparmiare tempo e, quando necessario, impedisce la formazione di cattivi odori dovuti alla muffa nei panni che rimangono umidi troppo lungo. Oggi vi elencherò i punti da tenere in considerazione quando volete acquistare un'asciugatrice. Cominciamo! Numero 1. Capacità di carico. Considerare la capacità massima di carico dell'elettrodomestico è importante, perché questi apparecchi sono stati costruiti per uno scopo preciso: asciugare quella quantità massima di capi. Sovraccaricare l'apparecchio potrebbe portare a danni irreparabili o, nel migliore dei casi, ad un cattivo funzionamento dello stesso. Allo stesso modo dovete anche considerare il fatto che ogni lavatrice asciugatrice possiede anche un carico minimo. Per poter mettere in funzione uno di questi elettrodomestici saranno infatti sempre necessari almeno 1 o 1,5 kg di biancheria. Numero 2. Tecnologia. In base a questo aspetto, le asciugatrici si possono dividere in due macro categorie: quelle con la carica frontale e quelle con la carica dall'alto. La prima tipologia di carica utilizza la modalità di asciugatura a pompa di calore e asciuga i capi a temperature dimezzate rispetto alle asciugatrici tradizionali. Inoltre è molto comoda per inserire all'interno tutti gli indumenti. Le asciugatrici con la carica dall'alto, visto il volume ridotto rispetto a un'asciugatrice a carica frontale, spesso non hanno il circuito di refrigerazione. Quindi viene utilizzata la classica resistenza, con conseguenti consumi doppi rispetto a quelli di una pompa di calore. Numero 3. Modalità di asciugatura. Ci sono anche qui due principali tecnologie: condensazione e pompa di calore. Le asciugatrici a condensazione funzionano in modo molto elementare ed è per questo che non hanno bisogno di particolare manutenzione e costano meno. All'interno dell'apparecchio hanno una vasca removibile in cui vengono messi i panni, una resistenza elettrica che mette calore e una ventola che lo fa girare all'interno. La tecnologia pompa di calore invece è completamente diversa nella componentistica interna. Oltre alla vasca, il cuore pulsante del riscaldamento è formato da un circuito frigorifero e da un motore uguale a quello di un climatizzatore. Numero 4. Programmi. Ci sono diverse opzioni che si possono scegliere a seconda del tipo di tessuto oppure della tipologia. Inoltre è possibile scegliere la temperatura o impostare il programma a seconda che i capi debbano essere successivamente riposti su peso nell'armadio, appesi nello stand di panni oppure stirati. Vi ricordo poi il programma di asciugatura temporizzata, che può essere regolato a seconda delle esigenze personali, o quello denominato ciclo aria fredda, un programma di breve durata studiato per raffreddare velocemente le fibre capi. Questo è tutto. Potete trovare una vasta gamma di asciugatrici sul sito bpmpower.com cliccando sul link riportato qui sotto in descrizione. Se il video vi è stato utile, mettetemi il pollice in su, iscrivetevi al canale e lasciateci un commento. Ciao e alla prossima!